Bentornati a Incontro con l'Artista, sono qua insieme a Alessandro Ricci. Ciao Alessandro, grazie per essere venuto qua a trovarci. Allora, attore. Porca miseria, già regista. Questa parola, porca miseria. Trasformista. Esatto. Partiamo dall'ultimo. Trasformista è una parola strana perché noi ci immaginiamo sempre soltanto il maestro del trasformismo che è Brachetti, quindi i cambi soltanto di costumi eccetera. In realtà no, è un mestiere molto più antico e molto più sfaccettato. Il tipo di trasformismo che faccio io è proprio completo, nel senso che cerchi di lavorare trasformando, diventando proprio un'altra persona. In questo caso il trucco è un elemento fondamentale. Si riesce, oggi come oggi, con tutte le maschere in lattice, con tutte le protesi, veramente a cambiare completamente. Ed è una cosa incredibile, perché quando ti guardi allo specchio e ti vedi diverso, non ti riconosci e ti fai un po' paura, dici, dove sono finito? Sai quante volte mi è successo di guardarmi mentre facevo uno spettacolo e dici, ma dove sono finito io? Io dove sono? Esatto. Perché? Perché da dove nasce il trasformismo? Nasce dal fatto che tu devi, partiamo dal presupposto che devi uscire da te stesso. Non puoi, prendiamo un esempio semplice, Amleto, no? Amleto ha delle caratteristiche, il personaggio di Amleto, shakespeariano, tormentato, eccetera. Se tu, che no, io per esempio non sono un tormentato, io sono un agitato, un entusiasta. Non sei tormentato, no? No. E tormenti gli altri, diciamo. Tormento gli altri, bravissima. Come fai a farlo con il tuo modo, con la tua faccia, con il tuo corpo? Perché sappiamo perfettamente che un corpo influenza una personalità e una personalità influenza un corpo. Quindi pensare di fare un altro personaggio che è diverso da me psicologicamente con il mio corpo è assolutamente impossibile. E allora vai a trasformarti, effettivamente avere i capelli in un certo modo, avere le spalle in un certo modo, avere essere magri o grassi. Quanto ci influenza? Voi donne soprattutto, se è fissate, sono magra, sono grassa. Ah, tanto ci influenzano noi donne, lasciamo perdere. Quindi, voglio dire, quanto ci influenza il nostro corpo caratterialmente? Allora la prima cosa che devi fare è capire com'è il tuo personaggio, quanta differenza c'è fra te e lui, e poi cercare di modificare il tuo corpo. Una delle cose più interessanti, sai qual è, Isa? È che dentro di noi, a livello psicoanalitico, ho fatto un po' di studi, dentro di noi abbiamo tutte le caratteristiche. Io sono tendenzialmente entusiasta, però sono anche uno dentro di me c'è anche una parte molto tranquilla. Se sono insicuro, se sono una persona sicura, devo andare a cercare, perché so che dentro di me c'è anche una parte insicura. Perché noi facciamo vivere dei sé primari, le nostre parti principali, certo. E poi dentro di noi ci sono delle parti che noi rinneghiamo, che non ci piacciono, non ci interessano, magari non vogliamo, e che quindi nascondiamo. E questi sono sé rinnegati. Quante volte l'abbiamo visto, no? Che è il tipico padre di famiglia, tutto per benino, eccetera, che poi si scopre che fa le peggio cose, Oppure quello che è sempre calmo e non si arrabbia mai, che quando si arrabbia diventa peggio del demonio. Vero. È vero, ci sono quelle parti, esatto. Che... Perché ci sono dentro di noi, solo che sono molto nascoste. E quando vai a lavorare sul trasformismo devi provare a cercare queste parti che se anche a te sembra che non ci sono, in realtà poi ci sono, fanno parte di te. È fantastico. Meraviglioso, io voglio diventare anch'io trasformista. Sì, lo voglio. Alessandro lo voglio, deciso, anch'io. Esatto, poi ho creato questo metodo che si chiama metodo di creazione del personaggio, è una serie di tutti i passaggi che un attore deve fare per imparare a arrivare a diventare un'altra persona. E ci sono delle cose divertentissime, capito? Tipo farsi la foto di come si è, disegnare il proprio personaggio e cercare di aggiungere le protesi, oppure paragonarsi a un animale. Capito? Perché effettivamente noi tutti assomigliamo un po' a un animale. Che animale assomiglio? Io assomiglio a un lemure. Deriviamo, esatto. A me dico sempre assomiglio a un serpente o a un lemure. Hai visto i lemure? Hai visto che animali miei sono tutti così? Esatto, dicono sempre assomiglio a un lemure. Io a che assomiglio? Tu sei un po' gatta, dai. Un po' gatta, con questi occhi, tutta. Ma poi sei sempre tranquilla, io sono sempre visto tranquilla. Infatti il problema è quello, che lui non mi conosce, però va bene. Esatto. Infatti, ma i gatti sono così, che tu sei carini, poi va lì. E quindi questi sono tanti passaggi che si fanno per arrivare a conoscersi meglio e quindi a conoscere il proprio personaggio e a uscire da se stesso. Infatti io sono un po' refrattario a quegli attori che salgono sul palco e non fanno nessuno sforzo per cambiare la loro modalità espressiva. Te ne prendo uno, Alberto Sordi, grandissimo attore, bravissimo, io lo adoro, tutti i suoi film, però ha sempre interpretato se stesso.
non è che faceva a parte il dentone o quello zoppo, insomma, sono pochi i personaggi che lui ha interpretato cambiando la propria cifra espressiva. E come lui, tanta scuola italiana c'è, mentre in Inghilterra c'è una maggiore ricerca espressiva. Questa è la cosa che più mi interessa. Che più ti interessa. Allora, 25 anni di attore. Noi abbiamo un video che riassume un attimello questi 25 anni. Mandiamo il video così poi lo commentiamo. Cento facce al più di Alessandro Riccio. Tutte le volte lo guardo e di un vecchio di altri 25 anni, diciamo, ma quanto roba ho fatto, ma che sei matto. Però è così, il lavoro dell'attore, come il lavoro in generale dell'artista, è un lavoro esperienziale, va fatto. Fatto anche se fai cose che non ti convincono, cose di cui non credi, però ti permettono di stare in scena, di lavorare. Più stai in scena, più impari. C'è come andare in bicicletta, se c'è una volta all'anno magari tu caschi, tutti gli altri giorni ti alleni. Ti alleni, esatto. E così. E non sbagli, non cadi più. Benissimo, allora, 25 anni, quindi io partirei anche a parlare della sua formazione attoriale, cioè da dove sei partito, Alessandro? Quello che secondo me è molto importante capire è che ognuno ha un suo modo di approccio al lavoro. E ovviamente è fondamentale lo studio.
proprio perché il mondo dell'arte, sai meglio di me quanto è velleitario, no? Quanto è poi, quanto poco è credibile, no? Se una persona non è competente. Quindi bisogna studiare, studiare per avere le basi, per avere la consapevolezza di quello che è il proprio strumento espressivo, in questo caso il corpo, la voce, eccetera, eccetera. Però il tipo poi di studio uno lo fa singolarmente. Nel senso, è chiaro, ci sono le grandi scuole che sono quelle che ti fanno lavorare di più, ti fanno lavorare con una, ti cambiano la testa, perché ti dicono questo è il tuo lavoro, devi stare 8 ore a lavorare, a studiare questo e questo e questo. Ma io non ho fatto una scuola regolare, io ho fatto dei corsi, ho avuto dei maestri molto bravi, questo è fondamentale. Bob Marchese e Fiorenza Brogi, che sono due attori straordinari del gruppo della Rocca, e mi hanno insegnato tantissimo. Maria Cassi, anche lei bravissima, talmente tanti piccoli tasselli che poi hanno creato il mio puzzle personale. Però bisogna fare, io ancora oggi studio, ogni tanto faccio dei corsi con altre persone, l'ultimo corso che ho fatto è con Paolo Nani, che è questo comico italo-danese, è divertentissimo, e stare, cioè, anche se ti dice cose che magari sai, però nel corso magari dello stage ti insegnano 3 cose e tu quelle te le porti a casa, capito? Quindi io ho fatto principalmente tanto lavoro di pratica, tanto palcoscenico, proprio perché con Bob Marchese e Fiorenza Brogi loro facevano dei laboratori di teatro. Quindi arrivavi lì e loro ti dicevano devi studiare questo testo. E studiavi il testo. Studiavi e poi andavi in scena. Esatto. Capito? Quindi era un lavoro a ruota. Esatto. Studiavi e andavi in scena. E poi quello che io dico e che consiglio a tutti è fare cose, anche se non sei tanto preparato, non importa, purché tu abbia l'umiltà, una volta che hai fatto il lavoro, di ascoltare il feedback del pubblico, cioè è funzionato, non è funzionato, cosa poteva funzionare, anche dei colleghi, no? Ok, se io non riesco, perché purtroppo le scuole in Italia, le scuole serie importanti di recitazione non sono tante in Italia, no? Paolo Grassi, Silvio D'Amico, quelle sono quelle che ti formano e ti formano bene. Le altre scuole ce ne sono tanti tipi, però magari non tutte hanno degli maestri così in gamba. E allora affiancando quello, però bisogna comunque stare sul palco. Quindi fare cose, fare serate, fare letture. Oggi è così bello fare anche teatro fuori dal teatro, no? Sì, che è un sì. po' la formula che abbiamo scelto noi, no? Sì. Per attirare il pubblico, no? Allora, parliamo di pubblico, perché lo hai citato già più volte, è una delle cose più importanti, più fondamentali, esatto. Perché se loro non ci fossero non ci sarebbe noi. Esatto, non ci sarebbe lo scambio. E non ci sarebbe, sì. E non è facile, perché io non so qui a Empoli, ma diciamo, il pubblico fiorentino è così... Oh, non ne posso parlare male perché sennò mai non vengono più, però è veramente meraviglioso. È difficile da acchiappare perché è molto esigente, molto prevenuto. Diciamo, Firenze non è una città di teatro, sta cambiando, infatti ultimamente il trend è diventato veramente più interessante. Però non è Parigi, non è Londra, dove che si fa? Si va a teatro e si va a vedere qualcuno che non si conosce, magari si è visto un bel manifesto che ci ha acchiappato, non è così. Vedi il manifesto ma non ci vai. Ci vai solo uno se conosci l'artista perché l'hai visto in televisione oppure perché se te lo dice qualcun altro. Se ti dico Isabella vai a vedere quello spettacolo perché è bravo, tu ci vai. Certo. È così. Perché il problema è così, perché a Firenze siamo prevenuti e questo. Quindi il pubblico va conquistato. Io per esempio, noi abbiamo una casa di produzione che si chiama Tedavi 98, noi organizziamo spettacoli soprattutto in luoghi non teatrali. Perché? Perché Firenze e Toscana è ricchissima di luoghi spettacolari. Ville, giardini, castelli, certo. Sotterranei. Abbiamo fatto per esempio a Porta Romana, a Firenze c'è proprio un camminamento che ti porta proprio dentro la porta. E noi abbiamo fatto uno spettacolo lì dentro. Quindi magari il pubblico anche solo per venire a vedere il posto viene a vedere lo spettacolo. Poi conosce l'artista, conosce il lavoro che facciamo, allora torna a vedere gli altri. Però il modo per acchiapparlo è farlo venire in un luogo non teatrale. Ma questo non vuol dire che debba essere per forza castelli o posti roboanti, anche circolini arci. Uno degli ultimi spettacoli che è Bruna e la notte, è la storia di questa cantante grassissima che faccio io, che lei è una cantante di serie B, è una tipa che dice sempre parolacce e canta queste canzonacce. E lo spettacolo va fatto solo nei circolini arci. Infatti quando il pubblico veniva a vedere lo spettacolo diceva ma dove l'ha portato Riccio? E invece poi dopo capisce che è giusto. Infatti Bruna se me lo fai fare in un teatro non si può fare.
tante volte ci hanno chiesto i teatri, ma non si può fare, oppure nelle belle sale, non si può, non funziona. Bruno deve essere. Quindi deve avere il suo ambiente, esatto, il personaggio che esatto. Quindi chiamare ambiente. Il pubblico in questo modo, ma anche coinvolgerlo in una maniera diversa. Per esempio, uno degli ultimi spettacoli si chiamava una sola storia. Praticamente il pubblico arrivava e veniva diviso in tre gruppi, e ogni gruppo vedeva la storia di un personaggio, che ogni tanto aveva questo personaggio, si riuniva anche agli altri, però tu non vedevi tutto lo spettacolo, ne vedevi una parte, perché il messaggio era quello, e nella vita non è che puoi fare tante cose, tu mi insegni, ve ne parlavamo prima, ne puoi fare una, due al massimo, ma tre non ce l'ha, tre, quattro, cinque, quelle che vorremmo fare tutte non le possiamo fare. E allora era carino il fatto che alla fine il pubblico era un po' frustrato di non aver visto tutto lo spettacolo, proprio come nella storia dei personaggi non riuscivano a fare totalmente quello che volevano. Certo, poi c'era il modo di poter tornare scontati, e questo a noi ci faceva piacere, perché il pubblico lo poteva tornare. Però questa, anche trovare un'idea che non sia soltanto mi faccio mettere il mio pubblico a sedere, si spenge la luce, parte la musica e si apre il sipario. Il linguaggio teatrale è evoluto, il pubblico oggi e su internet vede delle cose straordinarie, al cinema ancora di più, quindi va acchiappato in un altro modo, va un po' fatto interagire in maniera non becera, però interessante, insomma. Quanto ti ha aiutato il trasformismo e tutti questi personaggi? Va bene così? Mi è cascato il microfono. Perché sono un attimo in repieto, non sì, so se no, si è capito. Attimino, mi fa un personaggio subito qua sul esatto. Momento. Quanto mi ha influito? Quanto ha influito, no? Il discorso del trasformismo. Quello che a me piace tantissimo è che quando il pubblico viene a vedere lo spettacolo non sa che cosa si aspetta. Per dirti, no? Ora prendo un altro esempio di attore, Alessandro Benvenuti è un personaggio, un attore che a me piace molto, è molto buffo, è forte, ma lui si presenta in scena sempre con la sua solita barba, sempre con la sua solita bomba, perché? Perché quello è la sua forma e va bene. Con me invece è sempre diverso, ogni volta c'è la parrucca, il cappotto, la cosa, non si sa mai qual è la forma nuova. Perché? Proprio perché parto dal presupposto che a me piace essere stupito. Quando io, questa è una cosa che ti racconto, perché, perché il pubblico in generale ama le cose che conosce? Tra due musiche, se ti faccio sentire due musiche, Isabella, se una la conosci e una no, a te piacerà più quella che conosci. Perché? Perché siamo programmati per sopravvivere alle difficoltà della vita. Quando eravamo degli omenetti preistorici, magari avevamo mangiato magari la bacca rossa, e la bacca rossa non ci aveva ammazzato. E allora... E io mangiavo sempre la bacca rossa perché sapevo che era sicura. Magari un giorno mi trovo di fronte a un grande cespuglio con tutte le bacche verdi, io non lo so se la prendo, perché la puoi prendere anche morire. E allora il cervello mi ha programmato per continuare a scegliere quello che conosco, perché quello che conosco è più sicuro. E questa cosa è da DNA, capito? Non c'è verso. Cioè, non come l'ingrassare, lo ingrassiamo perché abbiamo paura di rimanere senza cibo, no? Facciamo le scorte. Oggi che le scorte ci sono, potremmo anche non ingrassare, potremmo invece no, è così. E questa cosa, secondo me, va un po' scardinata. Bisogna un po' imparare a andare a prendere la bacca verde. Perché? Perché magari se non sperimenti rischi di perderti un sacco di cose. Capito? Quindi io dico sempre al pubblico, siate curiosi, cercate cose anche nuove, anche che non conoscete, perché magari su cinque cose che non conoscete, tre possono essere brutte, ma due sono belle. Capito? E te le potresti perdere. E infatti poi non sai qualcosa che mi fanno... io ho 25 anni di carriera, avete visto quanto roba ho fatto, e c'è gente che ogni tanto mi dice, io non l'avevo mai vista Riccio, ma da quanto tempo fa teatro? E gli daresti una testata per dirgli, ma come? Ho fatto 10.000, com'è fatto a non vedermi mai? Ci sono i martelli, i manifesti, e perché? Perché la gente non è curiosa, capito? Finché l'amico non gli dice, vai a vedere Riccio perché Riccio è divertente, è così. È così. Capito? Bacca verde, ragazzi, bacca verde, bacca rossa, perché vedete? Bacca verde. Da domani tutti bacca verde. Ok. Allora, io vorrei mandare un altro tuo contributo. Vai. La meccanica dell'amore, poi ne parliamo. Programmazione della tua Chambermaid 7800? Se no che si fa? Ci si guarda nelle palle degli occhi? E rispondi sì o no, oppure premi l'opzione desiderata sul telecomando. Ah, allora sì,
Puoi personalizzare la tua Chambermaid 7800 con il nome che preferisci. Dopo il beep, pronuncia il nome a voce alta in modo che venga registrato. Beep! Che lo dico ora? Il nome che vuoi dare alla tua Chambermaid 7800 è... Che te lo dico ora? Non voglio nessuno, gliel'ho bello detto! Né uomini, né donne, né aggeggi, né robot! Voi mi dovete lasciare in pace! Io sto bene da me! Questo è tutto, eh? È prezioso! Non si butta via? Nulla! No, via! Oh. Ti senti male? Purificazione aria, si eliminano le polveri sottili rilasciando ioni alla profumazione Cdiglio. Non c'è poco da ridere, siamo umani nella merda. Traduzione simultanea, spagnolo-italiano. Papavero. Grazioso mio, papavero. Anima, sarà sempre solo tua. Io ti amo. Così, perché io a teatro non sono venuta e me ne sto pentando, ma verrà appena lo ricordo. Hai visto come lei è venuta? Macarossa, macarossa, macarossa. Allora, ora. Gaia Nanni è Gaia, straordinaria. Meravigliosa. Cioè, questa mia compagna di lavoro, tra l'altro, è stata candidata al premio UBU, che è gli Oscar del teatro italiano, come miglior attrice. Per questa interpretazione, perché è impressionante, cioè un'ora di spettacolo, una 10 di spettacolo non molla mai, cioè un controllo assoluto del corpo, ma anche nel battere gli occhi, lei lo batte a tempo, cioè è fantastico, meravigliosa, è molto bello. Sì, ma poi anche come storia penso sia spettacolare. È la storia di questo accumulatore seriale che, siccome è un uomo intrattabile, è un vecchino, tra i fiorentini, sai questi fiorentini terribili, che siccome accumula tutto, l'ASL dice no, devi mettere a posto, ma siccome lui non vuole nessuno, allora l'ASL gli porta questo robot, questa chambermaid, questa bambola che serve per rimettere a posto, però vi potete immaginare un vecchino di 90 anni che deve programmare una bambola super tecnologica, quindi già noi per i cellulari intanto si impazzisce. E quindi ci sono delle situazioni estremamente divertenti, perché sono due mondi completamente opposti. Insomma, è uno spettacolo, ora abbiamo fatto al Teatro Lumière a Firenze per festeggiare il sesto anno. Teatro Lumière, che infatti è un teatro piccolino, anche lì a ribadire il fatto che non importa avere grandi spazi, fai belli spettacoli, poi gli spazi arriveranno. Dove lo fai, lo fai. Sei anni fa debuttammo lì e l'abbiamo voluto rifare proprio nello stesso periodo a rifestiggiare questo traguardo. Insomma. Bello, bellissimo. Mm-hmm. Progetti imminenti, ho paura a chiederteli. Uffa, perché uno, perché Alessandro Riccio ci stupisce con effetti speciali sempre, quindi... Ora sto lavorando con l'Orchestra della Toscana, ecco. Sono molto contento perché è già la seconda produzione che facciamo insieme, perché non è lavorare una volta insieme a qualcheduno, è lavorare la seconda, che vuol dire... Che non è banale. Esatto, perché la prima volta dice, vabbè, ormai c'è... Cioè,
facciamo lavorare. Invece, stiamo facendo questo spettacolo, si chiama Ti racconto Don Giovanni, con un ensemble di 10 strumentisti, tra l'altro musicisti di una bravura, di una preparazione meravigliosa, dove racconto, non racconto tanto la storia di Don Giovanni, di Mozart, perché questa un po' la conosciamo, ma racconto i meccanismi che sono all'interno della storia e che Mozart ha fatto apposta per acchiappare l'attenzione del pubblico. Ed è impressionante perché quando, te ne dico una, quando Don Giovanni seduce la Zerlina che si è appena sposata, lui che cosa fa? Mica gli dice sei una donna stupenda, non la corteggia così, gli dice cosa perderesti se non vieni con me. È l'occasione mancata, quella che tutti noi sappiamo bene, Madonna, ma devo fare questa cosa o quest'altra, siamo continuamente nel bivio e lui mette questo, gli fa vedere la possibilità di quella che sarebbe la sua vita insieme a lei, a lui, e invece quella potrebbe essere quel marito. La bacca verde. Esatto, la bacca verde, tutto lì, ragazzi, è solo bacca verde. Cioè. E per dirti, questo è un meccanismo che ovviamente il pubblico ti chiappa, perché anche tu continuamente, tutti noi. Certo, ti metti in discussione, esatto. E dici, ma forse se gli avevo detto così, sì, forse esatto, l'avevo perso, esatto, non l'avevo perso, esatto. Oppure poteva succedere e questo. E all'interno di questo spettacolo, appunto, c'è tutta una serie di meccanismi che io racconto, spiego, ovviamente faccio tutti i personaggi che ci sono, fanno Don Elvira, faccio Don Giovanni, faccio un sacco di roba, poi canto, eccetera, quindi è molto divertente. E faremo il 24 di luglio al Teatro Romano di Fiesole, Bacca Verde. Bacca bene, verde. Bene, avete mai visto Riccio? Andate a vedere il 24 di luglio, poi oddio, se lo fanno al Teatro Romano di Fiesole. Allora, quindi abbiamo parlato, diciamo, già di tante cose, tante veramente. Cosa ci è rimasto da dire? Il fatto che l'importanza oggi della figura dell'artista in generale, no? A che serve un artista? Cioè, il teatro non è uno studio, diciamola, non, cosa non serve. È un bisogno primario, non serve per non sopravvivere, cioè, si sopravvive anche senza teatro. La figura dell'artista deve essere quella persona, quella forza che ti permette di conoscerti meglio. Non tutti viviamo grandi storie, grandi passioni. Quando ci troviamo di fronte alla storia di un personaggio, vado al cinema o vado a teatro, grazie a lui, al sicuro, io sono al sicuro perché sono seduto lì a guardarmelo, riesco a vedere e a imparare la vita attraverso la metafora dello spettacolo. Quindi per dire, appunto, dicevamo la Zerlina che è sedotta da Don Giovanni, grazie alla visione che io ho del personaggio, io riesco a capire come imparare la vita. E in questo l'artista deve essere un risvegliatore, se si può così, di animi, di emozioni dello spettatore, perché la tendenza, anche qui DNA del corpo umano, noi siamo programmati per durare meno fatica possibile, perché sappiamo che le risorse sono poche, perché dobbiamo fare in modo di fare con il meno sforzo possibile il maggiore risultato, questo è il nostro DNA, ma ormai il mondo è cambiato e quindi dobbiamo invece cercare di prendere più possibilità possibili dalla vita, imparare dalle esperienze degli altri. Imparare, e il teatro è una scuola di vita straordinaria. Il teatro, il cinema, ma l'arte in generale ci insegna a vivere meglio, non ci insegna a vivere, ma a vivere meglio. Fatti non foste a vivere come brutti. E visto che noi adesso siamo arrivati al punto di chiudere questa puntata di Incontro con l'Artista, peccato Alessandro, perché i nostri tempi sono finiti e quindi non possiamo andare avanti, ma tornerai a parlare di tutta questa bellezza. E ti ringrazio. Grazie. Siate curiosi, bacca verde. Bacca verde. Sempre bacca verde. Poi magari si muore, si piglia. E si muore. E a voi l'appuntamento con il prossimo Incontro con l'Artista.